Il 2 dicembre è una data tatuata nei cuori di tutti i tifosi giallorossi, perché nel 1983 persero la vita in un terribile incidente stradale all'altezza di Mola di Bari Michele Lorusso e Ciro Pezzella, amatissimi calciatori del Lecce, diventati leggenda ed eterne bandiere. A loro è stata intitolata anche la curva nord dello stadio Via del Mare e un murales enorme nella zona 167. La loro bandiera sventola sempre fiera ovunque. Purtroppo quel giorno il fato fu nefasto. La loro storia sembra un racconto antico, ingiallito dal tempo, ma sempre lucido e vivo. Ed è la storia di due eroi andati via troppo presto. Sono passati 40 anni. Il 3 dicembre del 1983, siccome Lorusso e Pezzella non amavano viaggiare in aereo, si stavano recando a Bari per salire a bordo del treno diretto in Lombardia alla vigilia della gara Varese-Lecce. Ma su quel treno non salirono mai. In un attimo volarono via leggeri come una piuma, diventando eterni. Il tempo passa, ma non cancella i sentimenti e le emozioni. Come ogni anno viene celebrata una messa in loro memoria, organizzata dai tifosi di Salento Giallorosso. E in occasione di questo triste 40° anniversario, la società di Via Colonnello Costadura ha dedicato una maglia celebrativa ai due campioni, con cui la squadra di D'Aversa scenderà in campo nella partita col Bologna, e ha rimarcato il toccante momento con un video emozionale sui suoi canali social. Occhi gonfi di emozione a cavallo del tempo che passa, conservando intatto l'amore per i due campioni.